Buongiorno, mi chiamo Hichem, sono tunisino, sono un professore della lingua francese e la civiltà francese. Ho fatto parte del partito politico la Liga della Sinistra Operaia, la Liga della Gauche Ouvrière in Tunisia. Allora, dopo la rivoluzione del 14 gennaio 2011, la situazione politica, la situazione sociale in Tunisia è diventata di più complicata. E dopo anche le elezioni di ottobre 2011, che gli islamisti arrivano al governo in Tunisia. O fa parte di questo partito politico della sinistra radicale, della sinistra operaia. Ho problemi con questi genti islamisti, con questi radicali. Prima volta ero in Turchia, in Istanbul, per due giorni. Dopo ero nel campo dei giovani rivoluzionari in Grecia, in Ioannina, la città che si chiama Ioannina nel nord della Grecia. Ho passato una settimana in questo campo dei rivoluzionari in Grecia. Dopo mi ho trovato con amici, con compagni italiani a Ancona, nel nord dell'Italia. Ho attraversato il mare Adriatic, e dopo Ancona ero con amici di questa associazione che si chiama Solidarietà Internazionalista a Roma, nel un luogo si chiama Comunia. Ero lì durante una settimana. Dopo questo luogo ero sgomberato con la polizia e i compagni di Roma conoscono il nostro compagno da Milano e sono adesso a Milano, a Rimaflo, con i miei compagni italiani. La verità, prima in Tunisia mi hai sentito di questo progetto di occupazione di fabbriche e di lavoro da autogestito, ma c'è un'opportunità adesso di vedere questa cosa concretamente. Questa cosa concreta in Italia, secondo me questo progetto è importante per me durante il mio percorso politico, durante la mia vita politica, il mio in francese mon carrière politique. Mi interessa questa cosa durante questi magari 3 mesi o 4 mesi. Sono qua a Milano con compagni, il nostro progetto, io e altri compagni, diventa di più una cosa concreta, e così io sto bene con loro e va bene. Perfetto, grazie mille.